Il caso dell'omicidio di Sharon Verzeni, uccisa a Terno d'Isola un mese fa, ha avuto una svolta decisiva. L'assassino, identificato come Moussa Sangare, è stato arrestato e ha confessato il crimine. La procura contesta la premeditazione. Sangare era uscito di casa con 4 coltelli e possedeva una sagoma per il tiro al bersaglio di coltelli. La famiglia di Sharon Verzeni accoglie la notizia con sollievo, sottolineando la fine delle speculazioni su Sergio Ruocco, il compagno della vittima. Sangare, un disoccupato di 31 anni senza precedenti penali ma già indagato per maltrattamenti familiari, è stato fermato alle 4:30 del mattino dai carabinieri del nucleo investigativo di Bergamo. L'uomo, di origini maliensi ma residente a Suisio, ha confessato: «Ho avuto un raptus improvviso. Non so spiegare perché sia successo. L'ho vista e l'ho uccisa. Non esiste alcun legame tra l'assassino e la vittima». Secondo la procuratrice aggiunta di Bergamo, Maria Cristina Rota, Sharon Verzeni si trovava nel posto sbagliato, al momento sbagliato. La sera del 30 luglio, Sangare era stato filmato da una telecamera di via Castagnate, mentre fuggiva in bicicletta dal luogo del delitto. Grazie alla collaborazione e alla testimonianza spontanea di 2 cittadini stranieri, è stato possibile rintracciarlo. L'arma del delitto, un coltello, è stata trovata vicino al fiume Adda, sepolta sull'argine nella zona di Medolago, come indicato dallo stesso Sangare. Per quanto riguarda il movente, la procura esclude motivazioni religiose, razziali o terroristiche. «Poteva essere Sharon Verzeni o chiunque altro», ha dichiarato Rota. Prima di colpire Verzeni, Sangare ha ammesso di aver minacciato 2 ragazzi di 15-16 anni. La procura invita questi ragazzi a farsi avanti e a riferire l'accaduto. La premeditazione è contestata anche perché Sangare aveva con sé 4 coltelli. Nella sua abitazione i carabinieri hanno sequestrato un cartone sagoma con sembianze umane, utilizzato come bersaglio per coltelli. L'avvocato di Sangare, Giacomo Mai, ha suggerito che il suo assistito potrebbe avere problemi psichiatrici, un aspetto che sarà oggetto di ulteriori perizie. Nel frattempo, i genitori di Sharon Verzeni, insieme alla sorella maggiore Melody e al compagno Sergio Ruocco, sono stati avvistati davanti alla loro abitazione poco prima della conferenza stampa. Ruocco e Verzeni hanno evitato di fare dichiarazioni al momento, mentre nel pomeriggio il padre della vittima, Bruno Verzeni, ha dichiarato ai giornalisti: «La notizia di oggi spazza via tutte le speculazioni su Sharon e Sergio. Speriamo che l'assurda e violenta morte di Sharon non sia vana e che porti a una maggiore sensibilità sul tema della sicurezza. Ci affidiamo a Dio per trovare conforto e aiutarci a convivere con il dolore e il pensiero di ciò che nostra figlia ha subito».